cittadini lombardi, lo scandalo della Moce, della Santa Rita, del San Raffaele, potremmo farne un elenco, decine, centinaia di milioni defredati dalle casse della sanità pubblica devastata per favorire una sanità privata dal retaggio, fondata sugli interessi delle multinazionali del farmaco, delle protesi, dei medici spaccaossa. Queste sono le verità che noi veniamo a dire oggi, 7 aprile, giornata mondiale della salute. In Italia la salute è solo per i ricchi. Siamo di fronte a un imbroglio mediatico e ad un grande imbroglio a carico dei cittadini. Non dimentichiamoci che l'80% delle tasse che noi paghiamo in busta paga ai pensionati sono proprio dirette a finanziare un sistema sanitario nazionale pubblico che in realtà è stato devastato. In Italia la Costituzione dice che la sanità, la salute dovrebbe essere un diritto universale, pubblico e gratuito. In realtà stiamo andando contro tendenza. La sanità sta diventando un business, la sanità è appannaggio del privato, la sanità ha dei costi. E per poter sponsorizzare questo modello noi dobbiamo distruggere la sanità pubblica. Questo è quello che sta accadendo. L'altra questione è la questione che non lo dice la CUP, ma lo dice la Corte dei Conti, e lo dice sicuramente per difetto. Ogni anno in Italia si buttano via, vengono depredati, rubati nelle tasche di politici e faccendieri 6 miliardi di euro per sponsorizzare, per favorire appalti teleguidati di servizi interni ospedalieri, che sono partiti dall'essere le mense, le pulizie, ma oggi anche il personale delle cooperative che sostituisce il personale ospedaliero che non è più assunto, per cui sotto organico, affaticato, e questa roba sta producendo dei guai. Abbiamo un altro dato che non dice la CUB, ma dice un'organizzazione di ricerca internazionale importante, un'organizzazione inglese. Il costo delle infezioni ospedaliere determinato dalla scarsità delle pulizie a causa delle esternalizzazioni di quel servizio è pari ogni anno a quello che ci costa sul piano sociale gli incidenti stradali, gli infortuni e i morti in Italia, che è una cifra stratosferica. C'è stato un aumento del 20% delle infezioni ospedaliere e c'è una ricerca che dice che laddove il servizio di pulizie è stato appaltato all'esterno, per cui non è più la diretta responsabilità dell'ospedale, questo aumento delle infezioni aumenta in maniera esponenziale.